gli 099! Si chiama 099 perché tre componenti, diciamo le tre anime del gruppo, quelli che realmente hanno fondato il gruppo, quindi Gigi, Salvatore e Jerry, sono tutti e tre di Taranto, e 099 è il prefisso della città di Taranto. Il gruppo parte, diciamo, comunque parte sempre da inizialmente da Tore, che fa le linee di chitarra, più o meno, diciamo, la struttura, che poi viene sempre modificata andando in sala prove, cercando di migliorarla sempre più. Sì, parte sempre comunque da lui, dalle sessioni di chitarra, per poi arrangiare la batteria e poi metterci delle voci, anche cambiare sempre la struttura. Sì, stiamo ultimando un EP, è quasi, diciamo, finito. Sono altre tre canzoni, a parte C'è qualcuno. Un bel repertorio, almeno un 30 brani pronti e finiti, perché comunque l'esperienza ormai inizia a essere pure notevole, sono 4-5 anni che suoniamo. E introduciamo il pezzo del giorno. Il pezzo parla di pedofilia, violenza, soprattutto violenza sulle donne. Infatti anche il video cerca di connotare questa peculiarità del brano. La scelta era proprio quella di fare una denuncia verso tutti i tipi e generi di violenza. E niente, però diciamo che anche se il pezzo è violento, comunque. Sì, il pezzo è violento, in sé per sé è piuttosto violento. È arrabbiato. Però diciamo che si cerca con un linguaggio piuttosto semplice, senza troppi fronzoli, di effettuare questa denuncia, però nella maniera più semplice possibile. Appuntamento live il prossimo 8 luglio al Barrios Café. E siete tutti invitati a Milano, a Milano, in zona Barona. Tanti ci seguono da Torino, però venite, insomma. Sì, e poi ancora non sicuro al 100%, però il 16 di luglio al Rock and Roll, la nostra casa dei live. Un ringraziamento alle 099. Grazie a voi. Ciao a tutti e grazie. Ciao. Grazie veramente. Rock and Roll! Grazie. Ciao amici di One Song for Today.